Parliamo del percorso, si parte, come vedete, qui ci sono praticamente delle lettere, si parte dalla lettera A, come potete vedere dalle immagini, praticamente che piazza è questa? Intanto ciao, Tonino Lubino con noi. Ciao. Allora, l'ingresso sarà in Piazza del Popolo, proprio al cuore del paese di Ossi. E da lì parte proprio tutto il percorso, parte, no? Tutto il percorso, sì, tutto il percorso itinerante della nostra manifestazione. La lettera A, appunto, c'è l'ingresso dove verranno accolte tutte le persone con dei grandi palloncini per aria, quindi inizia proprio la festa. Ecco, piano piano si segue tutte le vie del centro storico dove troveremo diversi artisti e attrazioni. Avremo delle bolle di sapone giganti per i bambini, un'arrampicata sportiva dove appunto le persone potranno arrampicarsi in tutta sicurezza, ovviamente imbragati. Come? Cioè anch'io se voglio... Certo, a chiunque per tutte le persone, certo. Bello questo. Sì, è una bella cosa. E poi ci saranno anche dei giochi ludobus, c'era un grande furgone pieno di giochi, appunto sempre per tutte le persone, i bambini, anche i più adulti ovviamente, perché la nostra manifestazione è un po', diciamo, prende tutte le fasce d'età, dai più piccoli fino ad arrivare appunto alle persone più grandi. Intanto continuiamo col percorso, vedete ancora le immagini di questa brochure, dall'entrata poi si continua a girare per un percorso forzato in qualche modo. Sì, forzato. È un percorso che continua fino ad arrivare poi in Piazza di Chiesa, dove lì nel Palazzo Baronale ci sarà uno spettacolo degli Eventi Verticali, che è una compagnia italiana di teatro verticale, una delle poche. Si esibiranno con il loro nuovo spettacolo e sempre arrampicati sulla facciata del palazzo. Lì però noi non possiamo arrampicarci. No, però c'è un'altra, un'altra cosa che possono fare le persone, appunto la tyrolienne, sarà una fune d'acciaio legata sopra il palazzo dove uno imbragato potrà scendere a terra. Allora manderemo un operatore a soffrire. Sì, si potrebbe fare, certo. Bene, io vi faccio i complimenti per il lavoro e per l'organizzazione. Ce ne fossero di persone che organizzano cose così, perché mi sembra un buon prodotto per chi viene qui a divertirsi quel giorno. Sì, certo. Ci vuole grande impegno, tanto perché comunque ci toglie molto tempo, però ne vale la pena, sono belle soddisfazioni queste. Allora, da lì continua il percorso, andiamo ancora a vedere la brochure che ci porterà poi fino in questa piazza, dove siamo noi adesso. Sì, qua dove ci sarà Sagra la Lumaca, appunto. E quindi si mangerà di brutto. E si mangerà poi, ovviamente. Volevo aggiungere qualcosa sugli artisti, che appunto, essendo un festival internazionale di strada, gli artisti vengono da più parti del mondo, dalla Francia, dall'America, dalla Spagna, dall'Argentina. Abbiamo cercato di coinvolgere comunque la maggior parte degli artisti più importanti, anche se vogliamo dire così, arrivano dalle Ramblas di Barcellona, sono comunque artisti che girano il mondo e fanno degli spettacoli molto, molto seguiti, tra l'altro. E poi comunque una manifestazione così qua a Ossi, comunque in provincia di Sassari, anche nel nord Sardegna, non si è mai vista. Allora, grandi complimenti a voi della Consulta. Grazie mille. La grande città si illumina già con i neon e gli stop rossi. Si riempirà nei bar e nei pub di rumore e di discorsi. Dove succede?
noi siamo anche in compagnia di Luca Piga, ma parliamo anche degli artigiani. Allora, quest'anno la nostra manifestazione abbiamo deciso di coinvolgere alcuni cittadini di Ussi che hanno delle doti particolari. Sono artigiani che fanno vari generi di cose, andiamo dai ceramisti ai cestinai, ai sarti, chi crea costumi sardi, che sono cose rare che si trovano in giro da fare, decoratrici, orefici, calzolai. Stiamo cercando di riscoprire vecchi lavori che ultimamente stanno scomparendo e quindi vogliamo aiutarli. Certo che riscoprire le tradizioni in occasione di una manifestazione così credo che sia sicuramente una di quelle cose che servono anche per ricordare ai giovani che questi lavori poi devono continuare, no? Sì, sicuramente. L'anno scorso noi abbiamo puntato tutto sul campo sportivo per fare questa manifestazione, quest'anno abbiamo deciso proprio di improntarla sulla rivalorizzazione di varie cose. È stato rifatto il manto della strada in Ciotolato del centro storico e quindi diciamo che si collega bene al fatto di riscoprire le tradizioni, questi mestieri antichi che ultimamente stanno scomparendo, e speriamo che i giovani vedendo questi antichi mestieri ritrovino la passione e li riscoprano. È molto importante anche la serata del sabato, dove praticamente parteciperanno quest'anno due band sarde fra le migliori in Sardegna, una che fa ska, reggae, ragamuffin, vari generi musicali, e sono una band di Siniscola che è nata nel 2007 e si chiamano Ruglia Carrera. I Trentun Roots, che sono un gruppo reggae di Sassari, a differenza dell'anno scorso che avevamo puntato su un gruppo molto famoso emiliano, i Modena City Ramblers. Oltre a questi abbiamo comunque un traino di un gruppo abbastanza famoso che sono i 99 Posse, che si sono sciolti tempo fa e si stanno ricomponendo, e quindi diciamo che stiamo partecipando a questa loro ripartenza, questo nuovo inizio. Inoltre abbiamo deciso di valorizzare un gruppo locale che è nato, si può dire, da alcuni componenti della Consulta che hanno la passione musicale, si chiamano gli Skunk in Chaos. Chiuderanno la serata per proseguire sino all'alba, speriamo, i DJ Basconqueros, molto famosi nel Sassarese.